grazie infinite per l'invito, per questa opportunità di condivisione, di riflessione. E vedo nelle parole del Padre una grande profondità umana e spirituale che va oltre i confini di una religione particolare, perché siamo alla fine uniti nell'umanità e nello spirito. Per questo è un cibo spirituale per noi tutti. In verità trovo difficoltà a distinguere tra i tre valori fondamentali di questi incontri: umiltà, mitezza e purezza, perché in realtà sono tre dimensioni della stessa realtà. Il cuore puro, unito, si esprime nella mitezza e nell'umiltà. E dunque anche nel mio discorso trovo difficoltà a separare questi valori. Il mio punto di partenza è la definizione della religione, che è molto importante. Cosa è la religione? A che cosa serve? Qual è la sua missione autentica e più religiosa? Perché oggi, in questo mondo moderno, globalizzato, complesso, viviamo una crisi profonda di religiosità, perché la modernità sembra che ha interrotto una certa continuità tradizionale, e la parte importante del modernismo è antireligioso, e anche ha causato una religiosità antireligiosa, si può dire, che non è altro che un tradimento dello spirito religioso. Per questo dobbiamo riflettere sul significato della religione. Ieri stavo a Beirut in una conferenza pubblica all'Università Americana di Beirut, davanti a due grandi professori musulmani, critici, anche modernisti, si può dire. Ho fatto questa domanda: a che cosa serve la religione? Uno di loro ha risposto che la religione dà senso alla vita. L'altro ha detto: la religione risponde ad una sete ontologica. Questo è vero, ma a mio parere non è sufficiente, soprattutto per i giovani, perché i giovani hanno bisogno di una cosa che riempie la vita, un grande ideale che può esprimere la loro energia immensa, un sogno, un'avventura di vita. Questa spiegazione, secondo me, non è sufficiente, perché non basta dare senso. La religione trasforma la vita, non solo dà senso, ma trasforma le persone. Questa trasformazione significa che la religione diventa una alchimia interiore, e non è solamente una cosa superficiale del fare, dell'apparenza. Un carattere, etica ben stabilita, ben radicata nell'anima. Per questo la mitezza è un carattere maturato, elaborato, voluto, educato, un cammino spirituale che porta ad una stazione stabile di mitezza. Questo a livello più universale, più generale, cosa è la religione? Per questo la mitezza ha a che fare con la missione religiosa della religione.
è centrale per l'essere religiosi. Se vediamo la parte islamica in questo significato, la parola islam è spesso tradotta come sottomissione, ma direi è una traduzione incompleta e può creare anche dei problemi, perché la sottomissione può essere anche forzata e questo è antireligioso. La religione non può essere forzata, deve essere una scelta libera, una convinzione, una conversione. Dunque si può aggiungere e dire è una sottomissione voluta e scelta, con convinzione e libertà. Ma significa anche essere in pace con Dio, con gli uomini, con il creato, con l'essere in generale. E questa è mitezza, equilibrio, moderazione, essere in pace. Dunque vediamo questo legame forte tra il significato spirituale, ma anche etimologico, della parola Islam e la mitezza. Dunque la mitezza fa parte della definizione stessa dell'Islam, ma la parola Islam non è proprio una particolarità islamica. Dobbiamo essere consapevoli di questo, che il Corano stesso non usa la parola Islam per descrivere i seguaci del profeta Muhammad, ma per descrivere tutti i credenti lungo la storia, tutti i profeti, i seguaci di tutti i profeti, inclusi anche i cristiani. Dunque, l'Islam è una attitudine, un atteggiamento religioso per eccellenza. Abbracciare la volontà di Dio, uscire dal nostro ego, oppure dal nostro noi, che è l'ego collettivo, il tribalismo religioso, quello che si può chiamare la religiosità identitaria del clan, e lo scontro di civiltà e scontro di tribù e di clan e di identità chiuse. Questo non è religione, ma una maschera, una deformazione della religione. Dunque, la missione dell'Islam, ma anche della religione generale, è proprio questo cammino di liberazione dall'ego. Dunque, non siamo più il centro di noi stessi, ma il nostro centro è altrove, è Dio. Questo permette la mitezza, la compassione, la solidarietà, l'unità. L'ego e il noismo, il tribalismo sono ostacoli per la spiritualità e per una vita religiosa sana e equilibrata. Troviamo questo anche nel nome di Dio, il misericordioso, colui che ascolta, che vede, il vicino. Talvolta c'è il rischio di interpretare male questi nomi divini. Per esempio, colui che ascolta e vede si capisce di più il lato del controllo e della punizione. Dunque come il grande fratello che guarda tutto. In verità vedo, questo si vede di più nella mistica islamica, colui che vede significa colui che ascolta prima della domanda, perché è vicino a te, è dentro di te e sente la tua sete, la tua domanda, anche prima di pronunciarla, prima di chiedere qualcosa. Questa è l'unità e la vicinanza, e questo richiede anche
un certo tipo di umiltà, di mitezza divina, vicinanza, compassione, eccetera. Adesso vorrei passare velocemente tramite una serie di racconti coranici che possono aiutarci a capire la mitezza, ma anche l'umiltà. Vediamo prima la scena della creazione. Cito: e quando il tuo Signore disse agli angeli, porrò un vicario sulla terra, essi dissero, metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e vi verserà il sangue, mentre noi ti glorifichiamo, lodandoti e ti santifichiamo? Egli disse, in verità, io conosco quello che voi non conoscete. È molto importante per capire la mitezza, capire l'opposto. Per capire il bene dobbiamo capire il male. Dunque qui abbiamo il modello della mitezza, della pace, dell'integrità, della glorificazione e della lode, gli angeli. Ma questa purezza angelica non ha impedito la protesta, fare delle domande: perché Dio ha deciso di creare l'essere umano, una creatura così violenta e sanguinosa? Forse gli angeli hanno visto l'apparenza della storia umana, oppure hanno guardato un futuro telegiornale. Sono stati spaventati dall'essere umano, da questa creatura, che secondo loro in questo momento è caratterizzata da due cose: corruzione e sangue. Corruzione significa disequilibrio, violenza. E che è l'opposto della glorificazione e della lode, che dovrebbe essere non solo la missione ontologica degli angeli, ma di tutto il creato. E poi gli angeli, perché questo è il paradosso della realtà umana: l'essere umano creato dal fango, da una realtà pesante e tenebrosa, ma anche dallo Spirito di Dio. Lo Spirito è nascosto, è invisibile, ma si manifesta gradualmente. Per questo la missione religiosa della religione è proprio attualizzare lo Spirito, manifestare lo Spirito, realizzare l'umanità dell'essere umano, far crescere questa umanità, farla uscire pienamente da un potenziale a una realtà vissuta e vicina. E sembra che proprio gli angeli hanno visto lo Spirito nascosto, invisibile, che è la presenza di Dio nell'essere umano. Dunque, questo è il primo passo. Il secondo parla di Satana, di Iblis. Quando ha voluto convincere Adamo, in verità non convince, ma prende in giro Adamo e spingerlo a mangiare dall'albero. Cito: Satana gli disse, sussurrando, Adamo, ti condurrò all'albero dell'immortalità e a un regno eterno. Questa era la promessa satanica, che sembra divina all'apparenza. Dunque, una promessa di immortalità, vita eterna e regno eterno, regno divino. Perché Satana sapeva i punti di debolezza di Adamo, oppure la sua attesa, la sua ricerca, la sua angoscia, la sua aspirazione. L'essere umano teme la morte e teme la povertà. E la povertà è anche quella morte.
Ma dov'è l'inganno? L'inganno di pensare che la realizzazione di queste cose, la vita eterna e il regno di Dio, non è dentro di noi, ma in una cosa fuori di noi, un altro. Perché lo spirito è dentro di noi, non è nell'albero. E qui la presa in giro, questo disprezzo dell'uomo, la bugia, questa è una bugia, una presa in giro, che indica l'opposto della bellezza, la superbia, l'arroganza. Eblis si sentiva forte, potente, prepotente, che poteva trattare Adamo da bambino. E questo è il pericolo, l'opposto, bisogna capire bene la psicologia del male. Un'altra scena molto importante, sempre si tratta di Iblis, di Satana, cito: e quando il tuo Signore disse agli angeli, certo io sto per creare con l'argilla un essere umano, quando avrò forgiato e avrò soffiato in esso del mio spirito, gettatevi a terra in adorazione davanti a lui. Si posternano allora gli angeli tutti insieme, eccetto Iblis, Satana, che si superbì e fu degli spiriti. Disse: o Iblis, che cosa ti impedisce di adorare ciò che ho creato con le mie mani? Ti insuperbisci e vuoi essere fra gli alteri? Disse, qui la frase più importante secondo me che ci serve in questo contesto, la risposta di Satana: io sono migliore di lui, tu hai creato me di fuoco e hai creato lui d'argilla, non posso prosternarmi davanti a lui. Un altro racconto mistico si dice di Satana ha detto: io posso posternarmi solamente davanti a Dio, non davanti ad una creatura. Dunque è una ribellione nel nome di Dio. Qui in questa versione coranica è una giustificazione razzista: la mia razza, la mia natura sono fatto diversamente, il fuoco è più nobile dell'argilla, la natura di Adamo è bassa, è una cosa che non ha valore. Questo è razzismo e questo è il primo peccato, anche prima della ribellione, del peccato di Adamo ed Eva. Il razzismo è l'opposto della bellezza, è il potenziale della bugia, della violenza, del disprezzo e di tutti i mali, si può dire. E il razzismo non è solamente etnico, ma anche religioso. C'è anche un razzismo religioso, che nel linguaggio teologico si può chiamare forse esclusivismo, superbia religiosa, il monopolio della verità e di Dio. Dio è nostro, è solo nostro, e gli altri sono fuori dalla misericordia divina. Questo è discriminazione, è un tradimento allo spirito religioso. L'ultima parte narrativa che cito qui è un patrimonio comune, comunque anche tutta questa parte rappresenta un patrimonio comune tra le tre regioni abramitiche, che si trova anche nella Bibbia, forse in modi diversi. Anche qui abbiamo la storia dei due figli di Adamo, Caino e Abele. In questa storia, stranamente, Satana è totalmente assente, ma troviamo la sua ombra. La logica satanica è presente. Cito: e racconta loro secondo verità,
la storia dei due figli di Adamo, offrirono sacrifici. Da uno fu accettato e dall'altro non fu accettato. Questi disse: ti ucciderò, certo. L'altro disse: Dio accetta solo dai devoti, e se stendi la mano per uccidermi, io stenderò la mia per uccidere te, poiché io temo Dio, Signore dei mondi. Voglio che tu parta col mio peccato e col tuo peccato. Allora sarai nel novero delle genti del fuoco. Questa è la ricompensa per l'iniquo. La sua anima l'incoraggiò a uccidere suo fratello, lo uccise e fu nel novero dei perdenti. Poi Dio mandò un corvo che si mise a grattare la terra per mostrargli come nascondere la vergogna del fratello. Disse: sventura me, sono incapace di essere come questo corvo e nascondere la vergogna del fratello. Fu così nel novero di quelli che si pentono. Questa storia è fondamentale, a mio parere, perché fa vedere che la mitezza della vittima, che sembra debolezza, ma in verità una scelta radicale di non violenza, di non rispondere alla violenza con la violenza, è stata la motivazione della conversione del fratello in un momento successivo. E questa è la potenza della mitezza. La potenza della mitezza come atto divino che trasforma la vita delle persone anche con un po' di ritardo. In un secondo momento, non subito. E questo è fondamentale. Perché la non violenza non è, diciamo, dimissioni, ma un atto di libertà e di liberazione. Perché il rischio del male è di costringerci ad essere a sua immagine,